Giocare e divertirsi attraverso il basket, al via le iscrizioni per il nuovo progetto della scuola mini basket Valmarecchia che si prefigge lo sviluppo di questo divertimento sport tra i bambini di età scolare. Obiettivo principale dell'iniziativa, consolidarlo nei centri dove è già presente e farlo nascere dove non è ancora conosciuto. Più di 350 i bambini iscritti, numeri destinati a crescere visto l'interesse che ruota attorno a questa importante iniziativa che riguarda i 7 comuni nuovi della provincia di Rimini. Con la provincia di Rimini allargata nasce questo nuovo progetto di scuola basket, ce ne può parlare? Sì, oggi abbiamo presentato la scuola Mini Basket Valmarecchia, è un progetto che coinvolge tutta la Valmarecchia perché la nostra peculiarità è quella di essere radicati sul territorio. Abbiamo sfruttato questa occasione che i 7 comuni sono stati annessi alla provincia di Rimini per allargare il territorio su cui noi pratichiamo mini basket fino all'Alta Valmarecchia. Un progetto che si rivolge al settore mini basket, che noi consideriamo un gioco sport e quindi non un vero e proprio sport, coinvolgerà tutti i bambini di questi territori in età scolare per quanto riguarda le scuole elementari. E speriamo che le esperienze da cui noi deriviamo, che sono le esperienze delle scuole mini basket di Sant'Arcangelo e di Villa Verucchio, possano essere replicate in questi territori per far appassionare a questo gioco sport il maggior numero di bambini possibili. Attualmente c'è molta richiesta? Sì, noi partiamo da uno zoccolo duro che sono i nostri centri mini basket che abbiamo già a Sant'Arcangelo e a Villa Verucchio con oltre 300 tesserati e pensiamo di proporre questa stessa esperienza per la quale abbiamo un grosso ritorno di gradimento da parte delle famiglie in tutti i territori che a tutt'oggi ancora non sono stati coinvolti. Uno sport alternativo al solito calcio, e quanto è importante per un ragazzino, un adolescente praticare basket? E poi parliamo anche di questo nuovo progetto che è nato anche grazie alla provincia che si è allargata. No, per me praticare basket è molto importante perché al di là dei miei compiti istituzionali, io all'interno del basket sono istruttore mini basket, quindi ho due gruppi di bimbi dal 2004 al 2001, quindi piccolissimi. Per cui per me il basket è molto importante, come secondo me tutti gli sport di squadra, perché specialmente per i bimbi piccoli è importante relazionarsi con altri bambini, perché oggi abbiamo case sempre più piccole, bambini che non sono abituati a giocare per strada, magari come faceva la mia generazione. Quindi per me è molto importante per questi bambini relazionarsi con altri attraverso uno sport di squadra, meglio se il basket. Dopo chiaramente tutti gli sport di squadra sono importanti. Questo progetto Valmarecchia è molto importante perché porta il basket in zone che erano toccate marginalmente, perché Villa Verucchio faceva questo lavoro fuori regione praticamente, era costretta a far giocare le squadre di Nova Feltre sotto Villa Verucchio. Adesso possiamo presentarci come provincia di Rimini, per cui la federazione ha sposato pienamente questo progetto. Quindi lo scopo principale è quello del territorio, insomma, si è allargato e si vanno a pescare, diciamo, un altro bacino di utenza di ragazzini. Esatto, e speriamo di trovare entusiasmo perché arrivando con uno sport che fino ad oggi non era stato praticato in zona, pensiamo di portare qualcosa di nuovo, sperando di portarlo con istruttori qualificati come sono gli istruttori che fino ad oggi hanno lavorato in questo centro, perché l'obiettivo per, come hanno parlato, il baby basket e il basket per i più piccoli, l'obiettivo non è insegnare a giocare a pallacanestro, ma farli innamorare del gioco della pallacanestro. Poi crescendo impareranno a giocare.